Buongiorno amici, questa è la Web TV di Quotidiano Net. Siamo qui per parlare della Champions League e in particolare di Juventus e Fiorentina che saranno impegnate domani sera nel quarto turno della fase a gironi della Champions. Ne parliamo collegato via telefono con il nostro direttore Xavier Iacobelli. Buongiorno Xavier. Buongiorno Peppe, buongiorno ai nostri amici navigatori. Bene, allora cominciamo dalla Juventus che proprio contro il Real Madrid nella partita di andata si è rilanciata e adesso va al Bernabeu per tentare di confezionare un'altra impresa importante. Ci sono delle assenze gravi, quelle di Cristiano Zanetti che si sa da tempo è fuori ma non recupera, di Grigera e di Poulsen. Come si metterà la Juve sul campo del Real Madrid? Ma guarda Beppe, tu hai detto bene, la gara d'andata segnò l'inizio della riscossa della Juventus che dopo il successo sugli spagnoli ha inanellato altre 3 vittorie consecutive. L'emergenza infortuni è una costante di questa fase della stagione di Ranieri, ma il tecnico bianconero conta su un'altra grande prova della sua squadra modello, quella che ha garantito alla Juventus il netto successo sulla Roma, e ovviamente Del Piero è l'osservato speciale al Bernabeu. Ecco, poi ci sono 2 uomini particolarmente in forma e importanti nella Juve di questo momento che mi pare siano Marchionni e Thiago. Soprattutto Marchionni, che ha segnato anche alla Roma, dal punto di vista qualitativo e quantitativo sempre ritornato ad essere il giocatore che avevamo ammirato nelle file del Parma, al punto che poi la Juventus volle ingaggiarlo. E io ritengo che anche Thiago, superata la prima disastrosa stagione in bianconero, ha perso la fiducia di cui è gratificato sia da Ranieri sia dai compagni di squadra che gli sono stati particolarmente vicini, e certamente per lui questa occasione è un'altra opportunità preziosa per proseguire lungo la strada del rilancio. Ricordiamo che Thiago in estate ha rifiutato qualunque tipo di cessione proprio perché lui intende dimostrare alla Juve di essere un giocatore da Juve. Bene, passiamo adesso alla Fiorentina. La Fiorentina a sua volta deve rilanciarsi perché viene da un pesante 3-0 all'andata col Bayern Monaco e questa volta ritroverà proprio i tedeschi. E viene da una sconfitta in campionato contro il Siena, riavrà Gilardino al centro dell'attacco, ma soprattutto il Bayern non avrà Toni. O dentro o fuori, non ci sono alternative per la Fiorentina che è obbligata a vincere sia in casa contro il Bayern sia nel successivo impegno ancora casalingo contro il Lione. Come hai detto tu, è molto importante per evidenti motivi il ritorno di Gilardino. La concomitante assenza di Toni certamente toglie al pubblico fiorentino lo spunto per un confronto che sarebbe stato molto intrigante tra il passato e il presente del tacco viola, ma al tempo stesso, a giudicare anche dall'eccellente andamento della prevendita, si annuncia uno stadio Franchi esaurito contro il Bayern. Sarà una partita tutta da seguire, tutta da vedere. Ovviamente Prandelli è sicuro di non rivedere la Fiorentina polsa e deconcentrata che ha meritatamente perso domenica a Siena. Ecco Xavier, a questo proposito, il doppio impegno in campionato e in Europa ritieni che sia sovradimensionato per le possibilità della Fiorentina di questi tempi? No, io non credo. Io credo invece che si tratti di un periodo questo di naturale apprendistato per una squadra che, ritornata ai vertici del calcio italiano, deve fare i conti con il doppio impegno di questa portata in campionato e in Champions League. Proprio per questo motivo è un bene che sia il Bayern l'avversario di questo quarto turno della fase a gironi, perché non c'è bisogno di particolari cure di stimoli, certo, e di concentrazione quando ci si ritrova di fronte una delle squadre più titolate del mondo. Molto bene, ringraziamo Xavier Iacobelli, arrivederci Xavier. Grazie a te Beppe e grazie ai nostri amici navigatori. Ai prossimi appuntamenti con il calcio.